Assolutamente no, oggi succede l'esatto contrario non facendo classi ponte, nel senso che ci sono delle scuole che oramai sono diventati dei ghetti etnici perché con una presenza eccessiva di bambini stranieri, tutte le famiglie con bambini italiani che possono, che se lo possono permettere, mandano via i figli da quelle scuole perché li mandano in scuole dove possono studiare e imparare l'italiano con meno difficoltà rispetto a classi dove ci sono un bambino di madrelingua o due bambini di madrelingua e 20-25 stranieri di diverse nazionalità. Il divieto di, espresso dal ministro Maroni, di manifestare davanti ai luoghi di culto, che, un divieto che possa offendere appunto alle sensibilità di alcuni, è un principio anticostituzionale, l'articolo 21 della Costituzione dà piena libertà di espressione in tutti i modi. Ma noi abbiamo sempre manifestato nelle piazze, voglio dire, piazza San Giovanni è sempre stata una piazza aperta a comizi politici, sindacali, manifestazioni di ogni tipo, c'è anche appunto una basilica, una delle più importanti basiliche della cristianità. Quello che è importante è che non si faccia di fronte a un luogo di culto una manifestazione che è provocatoriamente antagonista a quel culto. La direttiva sarà applicata secondo lei a tutti i cittadini o soltanto agli islamici? Se il tema è quello appunto di garantire che non ci siano contrapposizioni e provocazioni di questo tipo, è chiaro che è rivolto principalmente alle manifestazioni che hanno un contenuto o una base religiosa nell'appartenenza di quella comunità. Se è con intenti provocatori, nel senso che se la manifestazione viene fatta contro la Chiesa, credo che sia giusto non farla manifestare sul sagrato di una Chiesa, per il rispetto che è dovuto ai fedeli di quella confessione. Il si può manifestare in tante altre piazze. Ha detto che per integrare bisogna espellere chi non vuole integrarsi. Che ne pensa? Penso che sia una ovvietà, cioè qualunque persona di buon senso pensa esattamente questo, le persone che non hanno nessuna intenzione e dimostrano nei fatti di non volersi integrare nella nostra società ma di avere altri modelli di riferimento, non vedo perché debbano rimanere qui. Senta, le disposizioni recenti dei ministri del governo e le reazioni che hanno suscitato hanno come fine prima di tutto la sicurezza che è chiesta a gran voce da gran parte dei cittadini o anche l'integrazione? Le due cose possono andare insieme? Le due cose vanno insieme, perché se non viene garantita la sicurezza, l'integrazione è un sogno. E dove non c'è sicurezza, i cittadini hanno paura, reagiscono con tensione alla presenza degli stranieri e spesso poi questo travalica, perché se c'è qualche episodio come è accaduto a Guidonia che poi provoca delle reazioni appunto di conflitti, risse, caccia all'uomo, insomma è dall'insicurezza che nasce la mancata integrazione. Una domanda soltanto per lei, allora il razzismo è di destra, se nella cultura europea destra non è soltanto il fascismo, perché insomma noi spesso ci occupiamo soltanto di una parte della destra storica. Il razzismo è di destra o no? No, il razzismo è una cultura politica, un sentimento che è nato soprattutto nell'Ottocento ed è appartenuto a tutte le culture politiche. C'è un razzismo di sinistra, anzi ci sono delle robuste basi di sinistra nel razzismo biologico, c'è stato un razzismo appunto di destra, quindi un razzismo su basi più mistiche, emotive, nazionalistiche. Ci sono razzismi, c'è persino stato un razzismo religioso, perché insomma l'antica giudeofobia cristiana ha attraversato i millenni, quindi diverse forme di razzismo. Chi fa un'identificazione tra razzismo e destra lo fa o per ignoranza o perché vuole fare una strumentalizzazione politica. Grazie onorevole Marsiglio, potete rivedere questo dialogo a brevissima distanza e capire quindi le differenti posizioni e anche i punti naturalmente di convergenza. Domani mattina siamo in replica alle ore 10:15 oppure sul nostro sito, sempre tutte le puntate, www.mappero.sa2000.it per un altro tema della nostra trasmissione. Ci vediamo mercoledì sera alle 22:10. Buona serata Marsiglio. Buona serata.